Siamo con Marco Rizzo a Revere, provincia di Mantova, alla festa di Sinistra Popolare. Marco Rizzo è il promotore. Intanto brevemente mi devi fare un quadro, visto che conosci bene anche la situazione romana, mi devi fare un quadro di questi momenti che definiamo, io definirei drammatici, perché siamo a livelli di veramente di golpe strisciante. Siamo di fronte a uno scontro di potere asperrimo. È uno scontro per il potere. Berlusconi difende coi denti un'idea reazionaria di politica, di società, ha una visione aziendalistica del suo partito. Dall'altra parte però, lo dico con grande nettezza, non c'è l'uomo che si salva da Berlusconi. Fini è l'uomo del saluto romano fino a 3-4 anni fa. Quindi il fatto che ci sia una certa soddisfazione da parte della gente di sinistra nei confronti di Berlusconi, che è obiettivamente in difficoltà, è una cosa positiva, ma da qua a sposare Fini come il difensore delle libertà nel nostro paese o addirittura il nuovo leader del centro-sinistra o della sinistra mi sembra un po' esagerato. Questo perché accade? Perché in realtà manca la sinistra. In realtà sembra che l'opposizione la faccia Fini a Berlusconi. Gli altri dove sono? Gli altri non ci sono, appunto, perché non hanno un progetto alternativo, non solo di gestione della politica, perché per gestire la politica sono tutti buoni, sono tutti lì pronti a cambiare uno con l'altro. Il problema è capire un progetto alternativo di società. Se tu non hai un progetto di alternativa di società, non sei la sinistra. Ti faccio una domanda specifica. È uscito ieri un po' in maniera, diciamo, voci, questa commissione di indagine sui magistrati, che secondo me è un atto eversivo, perché non si è mai visto il potere politico che indaga sulla magistratura. Il tuo giudizio su un'eventuale commissione, che sembrerebbe una cosa che faranno effettivamente? Ma io francamente credo che ci siano dei poteri forti che travalicano le istituzioni, sia il governo, sia la magistratura, sia la politica, sia il potere economico. Ci sono dei poteri forti, occulti anche, che gestiscono da sempre nel nostro paese tutte le cose che non vanno, e gestiscono in primo luogo l'arricchimento di pochi nei confronti dello schiacciamento verso il basso di tutti, perché poi alla fine, alle origini di tutto ciò, c'è il denaro. Oggi l'unica religione che è presente in questo paese, al di là dei sermoni di Ratzinger, di Papa Ratzinger, è il dio denaro, e conta solo quello. E quindi ti devo fare una domanda, perché anche la tua storia di persona che sa di Fiat me lo impone, questa piega che ha preso la vicenda Fiat, partendo da Pomigliano e finire a Mirafiori. Ma io so di Fiat perché mio padre era un operaio della Fiat Mirafiori, è stato 37 anni alla Fiat, quindi conosco l'ambiente, mi sono laureato con una tesi di laurea sulla Fiat, quindi conosco bene, essendo anche torinese, tutta la vicenda. Credo che a Pomigliano sia stato fatto un tentativo, peraltro non riuscito al 100% per un grande sussulto di dignità operaia, di cambiare le relazioni industriali del nostro paese. Sono già cambiate di fatto, perché ormai la concertazione, quello che voleva il piano della P2 di Gelli, è già stato attuato. Concertazione sindacale è in atto, e quindi non c'è più il conflitto sociale come lo conoscevamo 10, 15 anni, 20 anni. Questo è il meccanismo tale. Il livello che vuole la Fiat è quello non di portare la Panda in Italia. La Fiat vuole portare le condizioni di lavoro della Polonia nel nostro paese. E poi, se accettiamo quelle, arriveranno le condizioni di lavoro dell'Africa, del Ghana, e sarà sempre peggio per i lavoratori. Per questo dico un grande sussulto di dignità operaia, dove oltre il 40%, ma quelli che lavorano in produzione e la maggioranza che hanno votato no, con rischio di essere licenziati. Quindi c'è ancora qualcosa su cui sperare in questo paese. Quegli operai che hanno votato no dicono a tutta questa sinistra finta, purtroppo, spesso legata solo alle poltrone, che c'è la possibilità di ricominciare da capo, ma per ricominciare da capo c'è la necessità, come abbiamo pensato di dire noi di Comunisti di Sinistra Popolare, essere contro Berlusconi sempre, perché Berlusconi è la reazione, ma anche alternativi a questo Partito Democratico, che è così debole, così fotocopia del meccanismo di Berlusconi. E quando uno la fotocopia, finisce che la gente vota l'originale. Ecco, noi vorremmo non essere l'originale, non essere la fotocopia, ma essere bensì un'altra cosa, i comunisti per una sinistra popolare. Ti ringrazio, Marco.